La Progetti SRL di Moncaglieri per la categoria Piccole Imprese e la Blue Engineering di Torino per la sezione Grandi Imprese sono le società che si sono aggiudicate il premio Chiave a Stella 2011. Le due aziende selezionate tra quelle che hanno presentato la propria candidatura hanno mostrato di contraddistinguersi per la capacità di esprimere e coniugare innovazione e tradizione, sia per eccellenza del prodotto e valorizzazione del territorio in Italia e all'estero. Questo premio per l'innovazione delle piccole e medie imprese capita proprio nel momento in cui vi è un riacutizzarsi della crisi e che quindi pone a tutto il tessuto economico e in particolar modo anche alle piccole e medie imprese il cercare di individuare nuove vie di sbocco, e su questo Unicredit è vicino al tessuto imprenditoriale del territorio sia per quanto attiene all'internazionalizzazione delle stesse. Abbiamo fatto delle iniziative recentemente per lo sbocco in Cina, per lo sviluppo in nuovi mercati nell'est Europa. Allo stesso modo stiamo cercando di aiutare le piccole imprese a fare aggregazione, perché la dimensione troppo piccola delle imprese non consente di sviluppare innovazione, non consente di andare in nuovi mercati. Su questo tema abbiamo sviluppato già delle iniziative che consentono di finanziare le imprese che appartengono a delle reti, e abbiamo anche strutturato un bond di rete per finanziare lo sviluppo delle associazioni. Il fatto di partecipare a questo tipo di concorso, a questo tipo di evento, vuol dire che sei un'azienda che c'è in un periodo di crisi è importante. Il fatto di esserci vuol dire che stai dando qualcosa di importante sia a livello di posti di lavoro sia a livello di, diciamo, di sviluppo della propria impresa. Si parla molto di export, si parla di piccole imprese, noi siamo un esempio e quindi con la tecnologia e l'innovazione riusciamo quindi a sopravvivere allargando i nostri spazi naturalmente all'estero come esportazione. Questo è il segreto per molte piccole aziende. Per questo la visibilità all'interno della nazione con un premio di questo genere è soltanto un grosso vantaggio per noi. La premiazione era incentrata su una lectio magistralis di Carlo De Benedetti: dopo la crisi, quale ruolo per l'Italia nella futura economia globale? La situazione è molto grave, non è solo grave, è molto grave. Siamo di fronte a una crisi che non è solo finanziaria e diventerà una crisi anche economica, e certamente il 2012 sarà un anno molto difficile. Credo che il Presidente Monti debba, ma lui lo sa ovviamente, prendere delle decisioni molto rapidamente, secondo le linee che ha indicato, cioè di compensare la durezza delle misure che sono assolutamente indispensabili con criteri di solidarietà sociale e di eguaglianza. Io personalmente da 2 anni che sostengo che occorre una patrimoniale, immagino e spero che venga introdotta al più presto.